non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri, in questo caso la provvidenza di Dio si rende visibile. Ma non ti vergogni? Cordiale salve cari amici che si beccano sti spicci, settimo appuntamento dopo il weekend con FM5S 24 marzo 2014, il 24 marzo e il 25 mi risiedo, saluto il nostro Sara Zappalà. Buonasera Fabrizio, buonasera al nostro pubblico, buonasera a Dario, Mr. X, un bacio alla mia musa ispiratrice Lucrezia. Sì, per l'imbiancatura sempre del bagno, ovviamente lo ricordiamo, la musa ispiratrice del nostro Saro. C'è anche il nostro Mr. X che tra un po' ci invierà le sue calde e fragranti news per questa ennesima puntata del nostro show. Io credo che siamo arrivati a 500 puntate e manco lo sappiamo. Pensa come stiamo messi. Devo fare un attimo il conteggio perché forse siamo arrivati allo storico traguardo. Allora, tanti sono i temi che approfondiremo questa sera. Ieri sera dati assolutamente particolari, assolutamente folcloristici, ma c'è anche tanta musica. E allora direi di iniziare con una canzone che io insomma dedico alla musa ispiratrice del nostro gentile Mediasaro, ed è obbligata. Sì, ed è obbligata anche a prendermi in giro per la scelta di questa canzone, perché manco io l'annuncio. Prego. Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire palasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci. Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso è solo Biagio Antonacci. Godo della stima dei miei simili e per quanto sia nostalgico non sono stato mai da Paolo Limiti. I limiti che tu mi riconosco sono tanto cinto rosso preso in questi sottoboschi artistici. Credici, mi dicono, credici, arriverai al palalo automatica o al festival bar. Fidati, mi dicono, fidati, ce la fai, ma io mi sento un panchinaro condannato allo stand-by. Mi stimano tantissimo i colleghi cantautori, i direttori generali e pure i produttori. Mi vuole bene questo pubblico di nicchia, ma io mi sento piccolo come una lenticchia. Come Biagio Antonacci, ma non ti vergogni. Firmare autografi alle fan, riempire palasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci. Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso è solo Biagio Antonacci.
Simone Cristicchi con Vorrei cantare come Biagio, tra parentesi, Antonacci, e questa è la canzone che dà il benvenuto a questo nostro ennesimo appuntamento con Fabrizio Micco Show, che non può prescindere dal consueto appuntamento con Sara dei Numeri, come sempre. A lei il microfono, simpaticissimo. Allora, eccomi qua con gli ascolti di ieri. Allora, su Rai 1 sempre buoni, anche se in calo, gli ascolti della fiction di Rai 1, Un Medico nel 2009, che ha ottenuto 5.164.000 ascoltatori nel 18:03 del primo episodio e 5.193.000 ascoltatori nel 23:03 del secondo. Su canale 5 è disastroso l'ascolto di Jazz, che ha totalizzato 2.111.726 nella prima parte e 1.751 il 736 nella seconda. Mentre una sorpresa per Rete 4, la Bibbia, un colosso veramente, in prima visione assoluta, ha ottenuto ascolti record appunto per Rete 4, totalizzando 4.107.000 telespettatori e il 4% di share. Su Rai 2 la serata crime con NCIS totalizza, prova, niente, no, Saro, ripeti un attimo, Saro ripeti un attimo i dati di Rai 2, che è caduta la linea. Ma io non me ne ero accorto, peraltro. Eh sì, no, di... Allora, ripeto gli ascolti di... Direi due. Allora, su Rai 2, la serata crime con NCIS ottiene 2.536.000 spettatori e l'8,59, e con Intelligence il 5,93 con 1.692.000 spettatori. Su Rai 3, Che tempo che fa, con Tony Servillo e Albert Espinosa, conquista 2.992.000 spettatori, il 10,33% di share. Albert Espinosa, lo scrittore della fiction che ha ispirato la fiction, lo scrittore del libro che ha ispirato la fiction Braccialetti Rossi, fino alle 22, totalizza 10,33. Negli ultimi 30 minuti il salotto di Fabio Fazio invece ne ha totalizzati 2.264 con l'8,11. Ma chi è sorbonne? Su Italia 1, Lucinio 2.0 ha portato a casa un netto di appena 1.059.000 spettatori e il 4,59% di share, quindi in calo pure lui. Sulla 7, La Gabbia totalizza invece il 3,9% di share. Allora, su Rai 4, Dexter ne totalizza lo 0,9 nel primo e l'1,1 nel secondo. Il calcio va bene su Premium Calcio, totalizzando 262.000 spettatori l'1,29, e su Iris il film Cuori Ribelli totalizza 456.000 spettatori. Perfetto, hai esaurito praticamente il tempo a disposizione per la nostra rubrica, ma adesso andremo a trattare meglio qualche altro dato. Faccio un attimo di radiocronaca di Grande Fratello. Per chi non riconoscesse il testaccio che fa parte del coro gospel che sta cantando adesso nella casa di Grande Fratello, ebbene, quello è Gianluca Buratti, campione dell'edizione 2009 di Sarabanda, che ho anche fra gli amici di Facebook, e quindi diciamo lo saluto caramente allo stesso modo. Bene, Ingrid, tu e fu tu. Tu m'as promis et je t'ai cru.
Grid, brano di una quindicina d'anni fa, ma che ancora, cioè oggi lo sentivo riecheggiare nelle mie orecchie, quell'earworm che ogni tanto parte, io non so se al nostro Saro capita, quel ghiribizzo che ti senti una canzone di tanto tempo fa che non senti più in radio per svariati motivi e che però ti viene da canticchiare, non so se te capita. Niente, non mi ha sentito proprio. Benissimo, se me l'aveva detto che c'era la biocco, infatti è poi caduta la linea. Benissimo, è sempre così, col nostro Saro ormai è impossibile realizzare le puntate con lui, quindi penso proprio che... dicevo, non abbiamo avuto tempo perché prima il nostro Saro è un po' ha un po' strabordato i tempi della nostra trasmissione, anche complice la sua linea. Volevamo segnalare la partenza col botto per la MotoGP su cielo, canale 26, l'unico canale in chiaro che trasmetterà in gara tutte le 18 gare del motomondiale, 8 in diretta e 10 in differita. Il Gran Premio MotoGP del Qatar ha incollato davanti al video 2.313.000 spettatori e l'8,64% di share, con un picco del 10,65% durante le ultime fasi di gara, che hanno visto il duello tra Valentino Rossi, il grandissimo Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo, e il 3 volte campione del mondo, benché abbia solo 22 anni, Marc Marquez, che secondo me potrà anche superare il campione di Tavullia, e anche campione del mondo in carica. Questo è il miglior risultato, credo, per cielo dopo i grandissimi risultati ottenuti dalle Olimpiadi invernali di Sochi. La gara della Moto2 ha ottenuto 684.000 spettatori medi, e invece la gara della Moto3 459.000. Aggiungiamo anche i dati ottenuti da Sky: la gara della MotoGP ha ottenuto 899.000 spettatori e il 3,35. Adesso riaggiungiamo il nostro Saro in onda e però intanto ci ascoltiamo un po' di musica. Nel frattempo, se si vuole svegliare la mia jingle machine, ci ascoltiamo Valentina Giovagnini con Senza Origine. Fino a che pace non c'è, balla fino a che terra non è, prendimi così, stringimi a te, balla fino a che pace non c'è. Solitudine, che inganno sei nei giorni miei. Balla fino a che pace non c'è, balla fino a che terra non è, prendimi così, stringimi a te, gira intorno a me e canta con me. Balla fino a che pace non c'è, balla fino a che alba non è, gira intorno a me. Valentina Giovagnini, Senza Origine, ci fa sempre molto piacere riascoltare le canzoni di questa sfortunata cantante che purtroppo ci ha lasciati nel lontano 2009. Allora, Saro, c'è da ridere, passiamo dal serio al faceto, ma c'è da ridere. 7% di share per Jazz. C'è qualcosa veramente che io credo che Canale 5 non abbia mai visto e credo che mai più rivedrà nella storia, nella sua, gli auguriamo, centennale storia. 7% di share. E l'assurdo è che Canale 5...
Esatto, vabbè, è l'assurdo che Canale 5 e nello specifico Striscia la Notizia, invece di cospargersi il capo di farina e ammettere abbiamo fatto flop, abbiamo fatto un disastro epico, ci dispiace, non era la nostra intenzione, volevamo fare qualcosa di meglio, no, continua a mandare i promo con lo pseudo televoto che serve per stabilire la classifica di Jazz, e non contento lo terrà aperto fino a mercoledì, continua a fare dei promo senza data, perché insomma se lo riconfermassero per domenica sera alle 21:10, allora dico vabbè, allora mettete in onda me a Sara e a Dario e facciamo noi lo show per mezz'ora al posto di Striscia la Notizia la domenica. Cioè, veramente, e forse faremmo anche il 40% di share se è il caso. Cioè, Sara, veramente qua la dignità se ne sta andando. Da Hot Time lo prendono, praticamente lo collocano su Canale 5. Sì, sì, da Hot Time, ci mettono noi. Sara, ma che ne pensi? Cioè, qua stiamo veramente sfiorando l'assurdo. Mi viene da piangere. Vedere la mia rete del cuore ridotta un colabrodo mi fa venire da piangere. Allora io avrei veramente abortito la seconda puntata. Quindi io avrei fatto la prima puntata, dopodiché Antonio Ricci, non appena avessi visto gli ascolti, lunedì sera si presentava a Striscia la Notizia e diceva a me culpa, già se non è stato riconfermato per domenica prossima, che sarebbe stato appunto ieri. Cioè io credo che farebbe molto più onore ad Antonio Ricci. Se lo diciamo ora, al di là delle solite battute che abbiamo fatto in merito a Jess, io credo che gli farebbe di gran lunga più onore andare in una puntata di Striscia la Notizia, visto che è un TG satirico e lui tra virgolette ne è il direttore. Fa l'editoriale, si prende 5 minuti, quanti ne ritiene opportuni, per scusarsi con i telespettatori. Cioè, perché veramente Jazz è un programma, innanzitutto senza capo né coda, con un montaggio anni 80 che ricorda il drive-in, con questi monologhisti che magari altrove fanno ridere, ma anche in quel contesto risultano pessimi tutti, e mi dispiace anche per gente onesta, seria e preparata come Marco Bazzoni, come Gaspare e come tanti altri che purtroppo devono mettere la faccia in questa trasmissione. Assolutamente. Purtroppo anche lui ci sta mettendo la faccia, veramente è un peccato. Lo dico senza il consueto livore che noi usiamo per commentare Jazz, ma visto che comunque siamo dei livorosi, visto che comunque siamo dei rancormen mossi dal sistema, perché dietro di noi ci sono Grillo e Casaleggio, e allora ciao Antonio Ricci. Ma vaffanculo, se chi ti sbatte è fratello pure, ma quando sei ignorante, insensibile e arrogante. Give me a dance.
sogno erotico dei tempi delle medie e non mi vergogno a dirlo, Hilary Duff con Wake Up all'interno di questo settimo appuntamento dopo il weekend del Fabrizio Micco Show. Allora, caro Saro, io naturalmente lo faccio un po' anche per cosa? Per tua giustizia, perché è giusto che tu abbia il tuo spazio. Allora ti do il tuo consueto minuto, è un come dire, un intra GF, come abbiamo fatto l'intra festival all'interno di Dietro le Quinte Maledette, ma più breve. Quindi il tuo minuto per parlarci ovviamente di questa puntata di Grande Fratello, e poi domani sera approfondiremo meglio il tema. Quindi prego la sigla. A te il microfono. Allora, Grande Fratello 13 ha avuto inizio 4 settimane fa. Bene, mi sono accorto che questa edizione sembra che passi tutto in cavalleria. Voglio parlare appunto di questo. Allora, innanzitutto non si è fatto nulla, dico nulla, quando i ragazzi hanno, diciamo, insultato l'uomo d'oro di Mediaset, delle fiction Mediaset, ovvero Gabriel Garco. Io invece, nel discorso, non hanno fatto nulla per quanto riguarda una frase infelice di Andrea, che ha detto che lui da casa diceva: chi è quel coloide che piange? Facendo appunto riferimento non agli abitanti del paese, ma ai ragazzi che sono affetti da sindrome di Down. Ora, come mai questa edizione del Grande Fratello sembra che passi tutto in cavalleria? Dov'è la severità e l'autorità del Grande Fratello e delle dottrine? Dov'è? Dov'è il classico autore che invece di, come dire, di lasciar passare un po' tutto, batte le nocche sul tavolino e dice: signore, stiamo un po' esagerando, mettiamola così. Ma effettivamente ha ragione. Peraltro, Radio Cronaca, è uscita Veronica, quella che ha millantato di aver preso il due piccioni con una fava, oserei dire, per metterla un po' così, anzi due piccioni con una figa, e sono i piccioni dei fratelli Balotelli, e insomma, once you try black, you never come back. Mettiamola un po' così, giusto Saro, per essere un pochettino, come dire, vabbè, rettore, splendido splendente. Il pelo non fa donna. Ma non ti vergogni? Splendido splendente, quella Tresciara, direttore. Allora Saro, io quello che ti volevo chiedere, come dire, in questi ultimi 5 minuti di trasmissione,
Ma la colpa di tutti i disastri di Canale 5 alla fine è Giancarlo Scheri, cioè lui ancora ha se gli possiamo imputare una colpa, può essere quella di credere di essere ancora il direttore di Rete 4. Bene, che bello quando io cerco di fargli delle domande e lui pensa ai fatti suoi. No, io ti dicevo, la colpa della mala gestione attuale di Canale 5 può essere di Giancarlo Scheri, che crede di essere ancora il direttore di Rete 4. Sì, guarda, io farei un passaggio di consegne. Con chi? Schieri su Rete 4, Felsi su Canale 5. Vorrei provare questa cosa. Ma io non lo so, io invece proverei qualcuno tra virgolette esterno. Potrei anche cioè, per assurdo io quasi proverei Tiraboschi, che già ha rovinato Canale Italia 1 in questi 12 anni di gestione, ma a questo punto per anzianità di servizio lo proporrei a Canale 5, tanto ormai persa per persa, insomma, perché obiettivamente è assurdo che in questo momento Canale 5 abbia soltanto 2-3 produzioni, di cui una sicuramente andrà bene perché Amici di potrebbe anche chiudere, perché insomma non manca molto. Dicevo, Grande Fratello potrebbe anche chiudere e non manca molto se farà ascolti disastrosi questa sera. E poi vabbè, c'è Jazz che parla da solo. È assurdo che l'ammiraglia di Mediaset campi con una telenovela dell'Ottocento. Saro, velocemente. Sì, devo dire veramente che 5 ha poche pallottole di successo, devo dire, va. Io leggo l'opinione del nostro Mister X rapidamente. Scheri pensa ancora di stare a Rete 4 e propone solo robacce. Vogliamo che cancelli Jazz. Chissà cosa si inventa Ricci, si farà trainare da un episodio della Bibbia. Tutto è possibile, ricordatevelo. Ma siamo giunti alla conclusione di questo nostro appuntamento, come al solito, con i pensieri stupendi della buonanotte, quando un giorno, vista l'ora, sta per finire ed un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare e per dire ancora una volta As Gain Away. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. E anche per creare incidenti diplomatici con la penisola iberica. Allora, provo una forte attrazione per il responsabile dove lavoro. Ha 48 anni e ogni volta che lo vedo o che parliamo immagino di farci sesso. Credo che anche per lui sia così, visto che mi parla a pochi centimetri di distanza e ogni tanto mi sfiora di proposito. Finalmente l'ho detto a qualcuno. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. Quando sono a casa e tutti sono indaffarati, spalanco le gambe e stimolo la mia vagina. È una sensazione bellissima, ma a volte mi sento un mostro quando mi guardo allo specchio. Ringrazio Saro Zappalà. Io, Fabrizio, tutti come al solito, eh? Ringrazio il nostro Mister X, lo interpelliamo sempre poco, ma lo interpelliamo sempre per delle osservazioni argute. Domani sera il manicomio, grazie mille per averci seguito. Ciao a tutti, buonanotte. Bring the action.